Oggi vi accompagno alle mie passeggiate. Qua in Astra nevica. E già mi è venuta già un'idea di farmi il pranzo. Oggi, con questo tempo, qua freddo, mi faccio la polenta coi funghi. Ci vuole con questa temperatura. Dai, come on, ci vediamo in cucina. Eccoci qua a casa, quindi oggi mi preparerò questa polenta con funghi, perché questo clima qua freddo è proprio il giusto accompagnamento. Inoltre c'ho una richiesta: mettete un bel like al video, così lo fate crescere nel mondo di YouTube e così mi fate conoscere sempre sul mondo di YouTube, il mio canale di cucina italiana con influenze internazionali. Ma adesso, come sempre, basta con le chiacchiere, andiamo a preparare questa polenta coi funghi. Let's go! Ecco qua gli ingredienti. Qua abbiamo 50 g di polenta, 3 g di sale e 350 g di acqua. Queste sono le proporzioni giuste per fare la polenta. Quindi se voi dovete farla per 4 persone, moltiplicate queste quantità per 4. Poi abbiamo i funghi. Io ho trovato questi funghi belli, quindi ho detto: ah, questi me li prendo subito. Quindi abbiamo funghi cardoncelli, prezzemolo, aglio, olio d'oliva, pepe e sale fino. Incominciamo questa preparazione, anche perché ho fame e il freddo, come sapete, mette fame. E quindi polenta con funghi. Mettiamo un pentolino sul fuoco, accendiamo. Allora, questo ci serve per fare la polenta. Quindi mettiamo l'acqua e il sale. Attendiamo che arrivi a bollore e poi mettiamo la polenta. Nel mentre che l'acqua arriva a bollore, ci tagliamo i funghi. Li tagliamo a lamelle, il gambo, quelli più carini li tagliamo così, in questo modo abbiamo la forma del fungo. Sulla polenta. Bene, ci siamo tagliati tutti i funghi. Preparati i funghi, ci prepariamo l'aglio. Quindi puliamo l'aglio. Eliminiamo sempre l'anima, ossia il germoglio dell'aglio. E lo tritiamo finemente. Ecco qua, abbiamo tritato finemente l'aglio. Siccome sento l'acqua che è a bollore, quindi adesso ci occupiamo anche di fare la polenta. Questa è una polenta istantanea che ha 10 minuti di cottura. Quindi versiamo la polenta con una frusta e giriamo. Il
giriamo per non creare dei grumi nella polenta. E nel mentre ci prepariamo anche i funghi. Padella sul fuoco, un filo d'olio, l'olio è caldo, mettiamo l'aglio. E mettiamo anche i funghi. E mettiamo il coperchio. Li facciamo cucinare col coperchio per circa 8 minuti, dopodiché mettiamo il prezzemolo, salarli sempre all'ultimo. In questo modo, quando noi mettiamo il sale, sarà quello giusto, perché se noi lo mettiamo all'inizio e quelli si asciugano, risultano salati. Ci prepariamo il prezzemolo, quindi prendo un po' di prezzemolo, prendo solo le foglie e tritiamo il prezzemolo. Abbiamo tritato il prezzemolo, ci controlliamo i funghi. I funghi stanno cucinando perfettamente. Aggiungiamo il prezzemolo. È venuto il momento di aggiungere il sale. E anche il pepe, perché il pepe ci sta benissimo con i funghi, con la polenta. Che profumino! Controlliamo se hanno giusta quantità di sale. Perfetto. Ci siamo anche con la cottura e anche i funghi sono pronti. Quindi adesso si mangia questo piatto invernale, polenta con funghi. Polenta pronta. Guardate qua, perfetta. E ci prepariamo il piatto. Quindi sul fondo la polenta, questa sì che scalda l'anima, si scalda dentro proprio. E sopra i funghi. Un filo di prezzemolo e anche un filo d'olio. Polenta con funghi. Facciamo la prova d'assaggio. Guardate qua. Una favola. Se vi piace il video mettete un bel like. Oltre a fare del like potete anche condividere il video, così mi permettete di farmi conoscere ai vostri amici. E dall'Austria, da questo clima freddo, con un piatto
come questo, polenta e funghi, che ci riscalda. Vi mando un saluto e ci vediamo al prossimo video.